Amici, oggi vi porto un gioco molto particolare che andrà a uscire nel 2021. Questa qua è ovviamente una beta, la sto giocando su PC perché è stata rilasciata un paio di giorni fa sull'Epic Game Store. Sono abbastanza sicuro che questo video non se lo guarderà nessuno per due motivi. Uno, perché è troppo lungo come video, e due, perché il gioco non mi interessa più di tanto. Quindi, per quei 3 o 4 che sono rimasti e vogliono vedere il video fino alla fine, vi do il benvenuto su Mortal Shell, la beta. Iniziamo. Allora, questa piccola intro, non so se ve la metto o no, dipende quanto dura. Comunque ci sta facendo vedere questo morto, praticamente questa sorta di cadavere. Ok, sta tipo tornando in vita. Sembra molto interessante, è molto Souls-like come cosa. Ah, ok, perfetto, è proprio molto veloce, quindi ve l'avrò fatta vedere di sicuro. Meglio per tutti. E appunto stavo dicendo, credo che ora ce lo facciano muovere, sì, esatto, muoviamo i primi passi dentro Mortal Shell, che come ho detto molto probabilmente nella intro è appunto una beta, è scaricabile solo dall'Epic Game Store per chiunque volesse giocarci, e ci sto giocando col controller e praticamente, come vedo, sono gli stessi comandi, gli stessi tasti di un Dark Souls, che sia l'1, il 2, il 3, indifferente, comunque è simile a Dark Souls. Ora, è solo in inglese, quindi, vabbè, tanto una beta, non dovremmo capire ora la storia, la capiremo quando uscirà il gioco. Praticamente ci dice che abbiamo ereditato l'abilità di Harden, dovrebbe essere indurire, se non sbaglio, il tuo corpo. Indurendolo, previeni dai danni, bla bla bla, però si può rompere prendendo danno fisico. Ok, quindi io direi di andare avanti e già vedo un tizio che, ok, è loccabile. Ah, vedete? Ah, però l'ho già sprecato. Ma io posso attaccare, o posso solo schivare? Vedete, sulla sinistra c'è il coso per indurire il corpo. Ora, non so se questo è un tutorial oppure un boss da battere, boh, perché per ora non posso ancora fightare. Ok, esamina la statua. Figo, sembra molto interessante come gioco. Cioè, poi a me, vabbè, sono un mega appassionato dei Souls-like, tutti quelli che riguardano i Dark Souls e giochi vari. Intanto ci siamo presi la spadozza, perfetto, la spadozza, perfetto, possiamo fightare. La Hollow Sword, la spada maledetta, no, Hollow, boh, non lo so, la spada vuota, non lo so, non mi ricordo, non fatemi pensare troppo. Pensiamo al gioco, potresti indurirti in molte situazioni, mentre attacchi, ok. Mentre attacchi con R1 o R2, che credo sia un attacco leggero e pesante, mantieni l'L2 per indurirti, ok, quindi attacco e mantengo, però, ok, non è che lo devo togliere, si toglie da solo. Molto particolare come meccanica in realtà. Perfetto, dai, quindi almeno i tasti già li sappiamo, non sono troppo complicati in realtà. E cosa c'è? Ecco, ok, ci ha dato la vita, quindi c'è il perfetto. Ok, quindi dobbiamo utilizzare tutto ciò che sappiamo. Però anche lui si indurisce. Oh, attenzione, quanto gli facciamo di danno? Vediamo se gli facciamo male. Ah, lui ci fa male. Lui ci fa molto male. E noi facciamo molto poco male. Perfetto, credo proprio che moriremo al primo boss. Perfetto. Tutto fatto dell'indurire il personaggino. È una buona meccanica, molto interessante. Aia, vedete, tipo lui si è indurito e noi non gli abbiamo fatto niente. Dobbiamo utilizzarla in modo con cautela, diciamo. Con cautela dobbiamo utilizzare, vedete, tec-tec. Però comunque è molto difficile, eh. Non lo so, quando uscirà di sicuro prenderò il gioco. Non penso proprio che ci farò la serie perché se la guarderanno in tre. Già che adesso siamo in tre, siamo tipo un gruppo di amici che stanno guardando un video tranquillamente. Ma va bene, ci sta. Era giusto per portarvelo. Anche perché ero curioso io di vedere come fosse sto gioco. E al momento mi sembra veramente difficile. A parte il fatto che sto perdendo un botto di vita. Come si usa l'oggetto? Col tasto in... Ok, ci mette un botto ad utilizzarsi. Ma tipo il Perry esiste o no? Secondo me sì, ma non ce l'hanno ancora insegnato. Non lo so. Madonna, è difficilissimo. È difficilissimo. Ora non ho capito se siamo morti e quindi dovevamo morire. Ah, ok, non dovevamo batterlo. Credo, spero. No, ok, c'è una cutscene, quindi perfetto, dovevamo morire. No, perché mi sono preso tante di quelle sberle. Comunque, che cos'è questo pesce strano? Succede un cosa e il gioco non ci spiega niente. Esattamente come in Dark Souls. Ok, ci fa spawnare nel secondo luogo che... guardate che bello! Poi sono tutte cose da approfondire nel gioco. Ora, non so se appunto la beta... Vabbè, quello era un pezzo iniziale. Questo è chiaramente un nemico e noi non abbiamo vita. Ah no, ok. Inhabits a non shell. Oh, non sto capendo. Io faccio, ma non capisco. Cosa succede?
Ok. Ok, non ci ho capito molto perché è un botto criptico. So solo che noi eravamo quel non morto, chiamiamolo non morto. Boh, e tipo facendo un qualcosa di strano abbiamo preso le sembianze. Non le sembianze, cioè proprio siamo diventati quel cadavere lì. E ora vabbè, mi ha spiegato che tipo c'è il Perry, esatto, con L1, che ne parla, appunto ne parlavo prima e adesso ce l'hanno sbloccato. Questi sono nemici, sì. E praticamente ci sta dicendo se. Cos'è successo? Oh, oddio, una trappola! Ma no, ma chi l'aveva vista? Ma dai, ma partiamo malissimo. Ma loro ci possono andare sulle trappole? No, che figata! No, figata totale! Bellissimo, bellissimo il fatto che anche loro possono andarci. E possiamo indurirci, perfetto. Quello là è stramorto con la trappola. Ci sta. E no, pensavo di potermi indurire. Oddio, quanto danno mi ha fatto. Praticamente, appunto, ora voglio provarlo. Fatto malissimo, ci morirò, però voglio provare il Perry per capire le tempistiche. Boom! Perfetto, praticamente questo, come avete visto, è il Perry. Il Perry devi e loro attacchi, così ti fa salire, credo, sia la vita che un'abilità che poi schiacciando sia L1 che R1 insieme ti fa fare la mossa finale, chiamiamola, tra virgolette. Ho preso pure un simple loot, un luto semplice, a quanto dice il nome. Ora, non vorrei esplorare più di tanto, cioè no, voglio esplorare più di tanto, però. Ok. Va bene. Ah, e c'è pure la familiarità con gli oggetti. No. Cioè, tu più. No. E vabbè, ma io spammo le suonate. Cioè, se io faccio così. E poi riscendo. Ma va che figata. E cosa succede se vai a familiarità massima? Vi direi non lo sapremo mai perché non ho voglia di stare a continuare a spammare la roba della familiarità. Comunque, volevo vedere, tipo, il menu esiste? No. Niente, per ora non ci hanno ancora sbloccato l'opzione menu. Fatto sta che queste sono rompibili, palese. Proprio era palese, palese che si potessero rompere. Volendo possiamo andare di qua. Oppure percorrere la cerchio, sì, esatto. Oppure esplorare sta zona. No, allora questa mi sa tanto di zona avanzata, quindi esploro questa. Ora non so appunto se la beta, non penso che ve la farò vedere tutta, cioè proprio non credo proprio perché sono 3 ore di beta, in più morti varie, bla bla bla, cioè durerà un botto. Cos'è quello schifo? Vabbè, ne riparliamo appena lo fightiamo, tipo ora. Sì, ma io non ho vita, c'ho un liuto, come lo fighto con un liuto? Vai, picchia. Ah, è un boss, perfetto, perfetto. No, no, indurisciti. Stupido. Però ora abbiamo imparato i Perry, quindi. No, no, falli bene, non sbagliare, non sbagliare. Sì, ti ho preso. Cosa sta succedendo? No, no, ma questo non lo ammazzerò mai. Ma mai nella vita, cioè proprio mai, non ho abbastanza skill. No! No! Che figata! Ok, ho capito. Praticamente, quello lì era un cadavere, no? A parte che dopo mi sa che ci possiamo anche rientrare. Cosa. Ma perché non mi fa il Perry? Vabbè, dicevo, quello lì è un cadavere. E praticamente noi ne siamo entrati nel cadavere. Quando siamo morti, è diciamo morto anche il cadavere. Però non capisco perché non mi fa il Perry. Vabbè, cioè me lo fa, però lui scappa. Forse non è perriabile il boss. Vabbè, siamo morti. E ci sta, così almeno vediamo anche cosa succede quando moriamo. Qua sta impazzendo il tipo. Ok, dicevo. Praticamente è una figata totale, cioè tu entri nei morti, nei cadaveri, non tutti penso, solo alcuni perché altrimenti sarebbe troppo OP come cosa. Entri nei cadaveri, muori, o comunque muore esatto la tua armatura che è questa qua, e praticamente ti danno diciamo una seconda chance col tuo corpo normale. Figata! Ok, ora dobbiamo rifarci tutto, quindi che palle. Però, figata, dai vieni che voglio farti morire con la trappola e voglio rubargli di nuovo il loot, stupido. Vai, attacco pesante. Ok, faccio danno ma non troppo. La trappola fa un casino di danno. E il Perry. Oh, si è anche spaventato. No, che figo. No, che figo. Devo capire bene le tempistiche del Perry. Perché. Vedete, lo faccio troppo presto. E quindi male, male. Mi sono fatto uccidere. Vabbè, fa niente, mi faccio uccidere. Così almeno rifa. Anzi, no, voglio fare una cosa. Sono morto, vabbè, la faremo dopo. Signori, ho scoperto una cosa. Allora, prima cosa, non andiamo da quel boss perché. No, dov'è l'aiuto? No, 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 no. No, dai.
No, avevo scoperto una cosa, volevo farvela vedere. Praticamente, se voi utilizzate un oggetto, in questo caso volevo utilizzare il liuto, ma vabbè, non può. Ah, no, ce l'ho già. Ok, praticamente, se voi utilizzate un oggetto 4 o più volte, in teoria si scopre una feature in più di quell'oggetto. In questo caso, credo, non lo so, è che il liuto non abbia niente di più che essere un liuto, però in generale, quando trovi un oggetto, poi magari non tutti, se lo usi più di 4 volte, ti scopri una feature in più. Ora vi faccio il taglio, però voglio arrivare al massimo di utilizzi, quindi ci vediamo fra 3 utilizzi. Ok, ho maxato il liuto e non succede niente. Credo, a parte il fatto che ci stanno pushando in 700 e fa un po' inquietudine, però ok, con il liuto per ora non succede niente, stai fermo. Ok, no, vieni, ti porto alla trappola, va, che stra OP sta trappola. Vieni, vieni. Non ho voglia di fightare questo che mi sembra troppo ciccione e forte. Mi sembra troppo. Stai fermo, vieni sulla trappola. Dai, fai due passi, ti prego. Ha schivato la trappola. Ah, schiva, è la fine. Signori, è la fine. Ok. Ok, uno morto, perfetto. No. Oddio, è difficilissimo. Oggetto, 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 prendi, cosa ho trovato? Glimpse of Futility. Is nearly. E vedete, se utilizzo questo oggetto, a parte che ci sta lanciando le peggio frecce. Allora, è molto particolare come zona. Cioè, molto particolare, enorme come zona. E c'è pure un botto di gente. Ora, vai. Ci induriamo, poi attacco pesante. Leggero, leggero, perfetto. E li sciottiamo. Cioè, sciottiamo. Tre colpi e muoiono senza più di tanti problemi. Se facciamo l'attacco in corsa, lo cicchiamo malamente. Malamente. Però volevo vedere cosa serviva questo oggetto. Vai, utilizza. No, cosa sta succedendo? Ok, ci stanno. No, c'è una trappola! C'è questo qui con le frecce che mi dà un fastidio. Ma muori, muori, muori. Schiva, schiva, muori, muori, schiva. Sono morto io. Perfetto. Dato che siamo morti, scappiamo. Proprio scappa, corri, non guardarti più indietro. Ah, se no, via, chiusa. Spacca! Prendi! Cos'è? Unguentar. The semi-liquid and greasy, eh? Non so cosa servano, non ne ho assolutamente idea. Credo che questo dia la vita. Proviamo. Boh, non capisco. Vabbè, non ci ho capito niente. Non lo so. Che poi non sono forti sti nemici. È che è particolare come gioco. Cioè, devi capire bene bene le meccaniche e stare attento alle trappole. Perché non è facilissimo. Ora, abbiamo ucciso sti qua. Oh, vedete che figo. Possiamo rientrare nel nostro shell. Nel nostro scudino, corpo scudo, chiamiamolo. E ci ridà, tra l'altro, tutta la vita. Perfetto. Quindi, in pratica, da quel che ho capito e non, cioè, se si sta attenti alla fine, ma proprio fine fine, non è troppo difficile. Credo. Ora, abbiamo preso un altro oggetto. Che non so cosa serva. E non so neanche quale. Non ti avevo visto. Non so neanche quale possa essere la strada giusta. Quindi qua sto facendo un genocidio di massa. Questo oggetto non lo voglio ancora utilizzare. Però ci teniamo il liuto che ci accompagna nelle avventure. E vabbè, altre robe. Non lo so. Non lo so. Nel dubbio, andiamo avanti o stiamo tornando indietro? Non so proprio niente della strada. Qui c'è un bestione. C'è un botto di gente. Corri, ciao. Ma ciao, ciao proprio. Sì, via via, questa è la strada giusta. Qua c'è. Che roba è? Non me lo fa usare, non me lo fa usare. Devo spaccarlo? Che culo! Ho trovato una loot chest. Vai, 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 vai. Con quale cattiveria? Ah, è locked, ok. È bloccata come cesta. Ma questi possono scendere. Sì, possono scendere. Posso via, via per sempre. No, non ci vedo niente. Finita la zona? Finita la zona. Ok, molto carino. E sta cosa delle familiarità è stra-interessante. Ora, l'unica cosa che sono in dubbio. E se c'è un menu? Sì, ma per forza, perché alla fine si potranno cambiare le armi. Oddio, non si vede niente. Oddio, non si vede totalmente niente. Vabbè, nel dubbio, noi proseguiamo anche per sta zona. Magari. Salve. Awaken Sester Genessa. Ok. È un personaggio. Ok, allora, riassunto, questa qua ci ha detto: oh zii, guarda che questo è il falò, tipo alla Dark Souls, è la hub centrale. Però tu sei un intruso. Cosa vuoi fare? Facciamo finta di niente? Io ho detto: facciamo finta di niente. Ora, dobbiamo trovare queste shells name, che non so cosa siano, per svegliare il suo potere, che quello di centrale siamo noi. Non lo so, faccio obtain, non so. Io sto giocando ma non sto capendo. Che da una parte è bello, da una parte ti fa dire: ok, non sto capendo.
Sono tipo le anime. Abbiamo svegliato qualcuno. Ah, vedete, queste sono le abilità skill locked in demo. Vedete, nella demo non le possiamo sbloccare. Queste invece sì. Servono 8 glimpses, che non ho idea di cosa siano, ma ne abbiamo uno. E le tar sono le anime di quando uccidi i nemici. Bloccata, bloccata. Non c'è tipo quello che ha una sola glimpse? No, vabbè, non so come si ottengono le glimpse. Nel dubbio siamo gli intrusi di questa hub centrale. Poi magari ci ha mentito, Envy. No, figo, 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 molto figo. Vedete che si possono potenziare le armi? Però non c'è il menu. Boh, vabbè, per ora non possiamo potenziare niente. Ci prendiamo questo fungo che non so cosa serva. E questo. Oh, figo, praticamente un'altra shell. Bellissima, sta meccanica mi piace un botto. E poi voglio sapere la storia del nostro personaggio. Cioè, perché non è che è un non morto. Cioè, è uno bello cazzuto. Cioè, vedete che ha tutti i muscoli belli prepotenti. E ora siamo diventati un figo totale. No, figata. Figata. Wow. Bellissimo, bellissimo. Un uomo è più di uno schiavo. Ok, voglio andare. Ah, i glimpse, ho capito cosa sono. Sono le cose. Si parla con la tipa. Figata. No, raga, figata totale. Praticamente ogni personaggio che c'hai c'ha delle robe diverse. Vedete, potete sbloccare robe diverse. No, che figata. E lei sto giro ci ha detto: non sei uno a caso, non sei un intruso. Vedete, Till, l'accolito. Lei ci ha riconosciuto, no? Ci ha detto: oh zii, perché lei inizia sempre così i discorsi. Oh zii, guarda che ti ho riconosciuto. Sei uno degli accoliti, sei uno di zona. E quindi sei il benvenuto. Poi i nemici ci picchieranno lo stesso, però sei il benvenuto. Che figata. Vedete, possiamo entrare anche da sto tipo. Vabbè, ci entro e vedo cosa mi dice la tipa. Poi ve lo dico, vi faccio un piccolo taglio. Allora, piccolo riassunto degli ultimi 3 minuti che vi ho tagliato. Allora, ho equipaggiato un martello, mi sembra. Sì, che è quello lì che ho in mano. Poi ho scoperto che questa è la tomba di tutti i tipi che facevano parte di questa cripta. Questo è uno dei tanti. E questa è la sua arma. Per ora noi utilizziamo il martello, che è l'arma del nostro tipo. E praticamente mi fanno molta paura sti tipi. No, no, no. No, no, dai, no. Quanto sono cattivi. No, non voglio morire. Metti che mi fa ripartire dall'inizio. Quante sberle mi sta tirando per l'esattezza. Dai, vieci. No, non venirci, scusa. Ok, non capisco se hanno tanta vita. È un po'. Un bel po' in realtà. Usa sto coso. Non so cosa faccia. Non so cosa faccia. No, alzati, alzati, alzati. Corri, 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 corri che non c'è vita. Corri che non c'è vita. Entra, 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 entra. Non posso, non posso mentre fight. Dicevo, niente, dobbiamo uccidercelo normalmente. Non hanno tanta vita, ma sono belli pericolosi. Ma molto, molto pericolosi. Dai un colpo. Perfetto. E ora rientriamo nel nostro tizio. Ok. Che senza di lui non avremmo assolutamente vita. Non so cosa fanno questi oggetti. Io li uso a casa. Caso, non casa. Ah, mi sono fatto. Siamo sballati. Signori, ci stiamo facendo danno. Ci stiamo facendo tanto danno. Ah, questo ci dà i glimpses. Ah, ok, figo. Però abbiamo perso un botto di vita. Un boost del danno. Ok, vabbè, questi oggetti li uso a caso. Poi una volta imparato nel gioco finale li saprò tenere. Ma per il momento... Oh, che spavento. No. Ok. Ok, stai calmo. Ho finito la vita. Ho finito la vita. Vai, roccia. Bravissimo con la roccia. E ora lo attacchiamo. Di cattiveria. No, 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 è stracattivo. Attacco pesante, siamo morti. Siamo... No, c'ho uno di vita. C'ho uno di vita. Comunque inquietanti sti nemici. Vai, roccia e sberle. Sberle, sberle, sberle. Siamo morti. Ah, proprio morti, morti. Ah, strano. Molto strano. Vabbè, rifacciamo. Ok, praticamente, appunto, siamo morti. E ci ha dato la maschera di Genessa, che in teoria è come un osso del ritorno. Ovvero, corri, non ho voglia di fightare. Ovvero che se moriamo ci fa tornare direttamente da Genessa. Non voglio fightarvi. Figo. No. Vai, 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 vai. No. Che cos'era? Boh, non lo so. Scappa. Comunque strabelle le schivate che fa sto tipo. Sono fighissime. Allora io sto schivando tutti per andare a esplorare un po' la zona. Però credo che sia la cosa più sconveniente della storia. Però era appunto per farvi vedere un po' com'era. Oh mio Dio, che cos'è sto dai, oddio, che cos'è sto ciccione. Vai, picchialo. No, skip. No, siamo stramorti. Siamo stramorti.
Succedono cose molto gravi. Corri dentro lì. Ok, lì c'è il boss. Allora facciamo così. Me li uccido tutti, farò strafatica, e ci vediamo dal boss, gli diamo un paio di tentativi, poi magari concludiamo la beta, perché non so quanto duri ancora, però per ora era per far vedere un po' il gioco e sembra molto figo. Non vorrei, beh, oddio, non è che spoiler, alla fine è una beta, cioè una demo, non una beta. Quante volte avrò detto beta al posto di demo? Vabbè, comunque niente, ora me li fighto, in caso ci vediamo dopo, a meno che non scopra qualcosa di incredibile, vi metterò il pezzettino, la piccola clip. A noi due. Allora, ho fatto un botto di tentativi, ma tipo voi non ne avete idea. E il risultato finale è difficilissimo. Uno, perché non so come riprendere vita, perché non è che ci sono tipo le fiaschette. Cioè, vedete, magari li fighto anche bene. Cioè, sto imparando un po'. Un pochino poco. Però è difficilissimo. Ma difficilissimo. Allora, una buona tattica è la cattiveria, ma proprio di quella bella prepotente. Così almeno, esatto, li colpisci, li stanni un po' e vedete che non fanno più di tanto. Però, cioè, vi giuro, è difficilissimo. Perché, vedete, poi c'è sta cosa che ti avvelenano tutti. Cioè, sarà la zona, non lo so, però tutti che avvelenano, vabbè. Vedete, tipo ora abbiamo ucciso sti tipi, però stiamo perdendo vita. Non lo so, io credo che per il momento possiamo intanto riprendere questo. Che ok, non so cosa sia successo. E corriamo, cioè fightarli è troppo difficile. Almeno per il momento non ce la si, io non ce la faccio. Uno, perché non so quali oggetti ti curano. Due, perché qua c'è il boss. Perfetto, quindi vi faccio vedere il boss. Però abbiamo ripreso tutta la vita. Ok, allora facciamo così. Stai calmo, devi stare calmi, cioè devi stare calmissimo. Facciamo un tentativo che è già finito col boss. E poi in caso ci salutiamo. Questa era la beta. Non credo che ci sarà un secondo episodio, anche perché non so quanto altro possa durare. Stai calmo. Stai calmo. Oddio, le sberle se le sta prendendo, eh. Però anche noi non scherziamo. Dai, pushami. Mi faccio l'armatura. Vai, pusha. Bravissimo. Armatura e colpiamo. Vedete, dobbiamo giocare un botto, ma un botto. Ehi, stai calmo. Con sta cosa dell'armatura che non me l'ha messa ora. Perché vedete che... Cos'è caduto? No, cos'è successo? No, dai, cos'è successo? È caduto un pezzo di muro. Cioè di... Dai, no, vedete così, no. Perfetto. Dai, ci ha shottati. Ci ha shottati. Signori, è difficilissimo. Quindi credo che sia l'ultimo tentativo. Ma sì, dai, la chiudiamo così. Morti, morti. Morti, morti. C'è pure la campana. Più che altro non so che oggetti ti ridà la vita. Boh. Vabbè, quindi io direi che abbiamo visto abbastanza. Magari non spoilerò tanto. Se ci volete giocare anche voi, qua servono tre cosi. Ah, ok, non avevo letto tra l'altro. Sti cosi servono tipo per ridurre il cooldown, far tutte le cose. Ok. Figo, figo. Quindi, signori, io salvo ed esco. Spero che vi sia piaciuto. Era una demo più che una beta. Avrò detto sempre beta, sono abbastanza sicuro. Era una demo carina. Il gioco è molto difficile, molto Souls-like. Lo ricorda moltissimo. Lo comprerò. Non credo che porterò la serie. Nel dubbio, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento, un mi piace, a condividere il video. E niente, questo era Mortal Shell. Alla prossima. Ciao.